signor romano, 50 anni, un'invalidità al 100%, manovra la sua carrozzina con la scaltrezza di un pilota da Formula 1. Si destreggia con delicatezza tra i mobili del trilocale di Via Lope de Vega, quartiere Barona, una casa popolare dove vive con la moglie, anche lei disabile, e il figlio di 19 anni che ha lasciato la scuola per cercare un lavoro che ancora non è arrivato. È romano a tenere i conti di casa, il mese di dicembre gli sta riservando brutte sorprese, colpa della nuova legge regionale che per il 2009 prevede aumenti medi degli affitti del 20%, ma la famiglia Zeppilli è andata peggio. Al mese mi danno per l'invalidità, mi danno 465 euro di accompagnamento e 246 di pensione di invalidità civile. Questa è stata un po' una fregatura adesso con la nuova legge regionale, perché? Esatto, sembra che con la nuova legge regionale l'ALER calcola reddito, l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile. Questo tradotto in soldi che cosa significa? Questo tradotto in soldi vuol dire che io l'anno scorso pagavo tra affitto e spese condominiali 189 euro, quest'anno ne pago 265. Ogni mese? Ogni mese questo. Ma per Natale l'ALER ha in serbo un'altra sorpresa, il conguaglio delle spese condominiali che, visti i rincari del petrolio nello scorso inverno, quest'anno si riveleranno particolarmente salati. E girano dai 350 ai 1000 ai 1500 euro, dipende a fascia degli inquilini. Di questo potete chiedere una rateizzazione? Lo dovrebbe fare in pratica l'ALER, dovrebbe, ma abbiamo visto che non lo fa tutti, lo fa solo forse a quelle fasce che rientrano nelle primissime, tipo la 1. Ma siccome a me invece mi hanno messo nella 5, non credo che mi rientri la rateizzazione. Difficile far quadrare i conti a fine mese, ma il signor Zeppilli ci è abituato. Da anni chiede finanziamenti per l'acquisto delle carrozzine. I soldi che passa la ASL non bastano e non resta che rivolgersi ad una banca. 2.700 l'ora sono 5.400. Ogni quanto vanno cambiate? Ogni 6 anni. Infatti è già scaduta questa, dovevo già prenderla. Siccome non ho la possibilità. Meglio di quando alla nascita del figlio ha chiesto l'assegno di accompagnamento e dal ministero si è sentito rispondere che il caso di due invalidi totali con un figlio a carico non è contemplato. Paradossi di un'esistenza già complicata.